Ancora un episodio contestato, un pareggio, quello colto dal Vasto Marina all'antistadio del Valle Anzuca grazie al gol di Fonseca in più che sospetta posizione di fuorigioco nel mirino. Il direttore di gara Mirko Carullo della sezione di Lanciano, Francavilla che deve rinunciare a Milizia ma recupera Fabio Lalli in avanti e scala schermo di centrocampo, Capitan Contini, 4-4-2 classico invece del Vasto Marina con il tandem d'attacco Rossi Finarelli Fonseca con le riprese e il montaggio di Roberto Scaricacciottoli. Ci fiondiamo subito alla prima azione pericolosa del match, il calcio piazzato di Roberto Contini, posizione decentrata, la conclusione a giro che termina di poco fuori bersaglio e più sul pezzo nelle prime battute il club di Paolo Savini. In apertura il gol dei padroni di casa porta la firma di D'Alessio, abile a sfruttare il cross operato dalla sinistra da Chiacchiarelli a depositare in rete per il gol del vantaggio. Una mazzata a freddo, quella dei giallorossi che ancora con D'Alessio vanno vicini al raddoppio, la percussione per vie centrali a campo davanti a sé, il sinistro deviato in calcio d'angolo, dunque 2-0 solo sfiorato dal Francavilla, certamente in grande spolvero nelle ultime giornate. Qui però è costretto a difendersi il traversone di Riella dall'auto di destra, la girata apprezzabile da parte di Fonseca, il pallone che termina però alto sopra la traversa. Nella ripresa ancora Francavilla che parte forte, Lalli area di rigore, il servizio e per Galasso la conclusione ribattuta ancora da Bruno in corner. Ma arriviamo all'azione incriminata, Fonseca pescato in area di rigore in verticale, il destro che trafigge Alceo Palena, ex Miglianico, 1-1, ma imperversano le proteste ai danni del primo assistente del direttore di gara Mirko Carullo, giustificate soprattutto per il valore intrinseco della sfida, si tratta di uno scontro diretto per la salvezza, fatto sta che Carullo è irremovibile e convalida l'1-1 del Vasto Marina. Di qui la squadra di Roberto Antonacci prende fiducia, il calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore, Fonseca per Battista, pallone che si spegne sulla traversa, dunque ospiti vicinissimi al punto dell'1-2, si sarebbe trattato ad ogni modo di una vera e propria beffa, Francavilla che però con orgoglio imbastisce l'ultima azione offensiva del match, Nicolini per Fabio Lalli, ottimo il controllo, fuori causa la difesa del Vasto Marina, la sventola del bomber termina però a lato, finisce qui il Francavilla recrimina ma resta fuori dalla zona playout mantenendo inalterato il vantaggio di un punto proprio dal Vasto Marina. Paolo Savini, meglio il Francavilla nel primo tempo e nella parte finale della partita, però tutto sommato è un pareggio che ci può stare. Sicuramente è un pareggio che ci può stare, ma noi abbiamo fatto qualcosa in più. Sicuramente non siamo stati brillanti come altre volte, avevamo 3-4 ragazzi febbricitanti, qualcuno non ha giocato, quindi avevamo sicuramente dei problemi fisici, però sul piano delle occasioni abbiamo creato sicuramente più noi, questo è certo. Loro una buona squadra, hanno giocato bene, hanno fatto una buona gara, il risultato alla fin fine è giusto, però noi qualcosa in più ai punti sicuramente avevamo. Antonacci, un 1-1 colto in rimonta con il Francavilla, un punto che comunque vale oro per voi. Ma sicuramente un punto d'oro per la classifica, sulla partita comunque il primo tempo abbiamo sofferto, non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, loro comunque ci pressavano, è una buona squadra, confidavo nel fatto che venissero un po' meno nel secondo perché era impossibile pressare per 90 minuti così, il secondo tempo tranne una grande parata del nostro portiere e l'ultima occasione di Lalli, penso che non abbiamo sofferto più di tanto, è stata comunque una partita tambureggiante da una parte e dall'altra, abbiamo pareggiato, forse in fuorigioco, devo essere sincero, sembrava anche a me dalla panchina fuorigioco, però voglio dire alla luce delle occasioni create forse sta pure stretto il pareggio.